Questa settimana per la nostra rubrica Mettiamoci in mostra siamo tornati alla Biblioteca Estense di Modena, un luogo che ci è particolarmente caro e come sempre in compagnia della direttrice delle Gallerie Estensi Martina Bagnoli, che ci accompagna in questo lungo viaggio alla scoperta di tante opere d'arte ma anche di tanti volumi speciali che sono contenuti qui in questo luogo. Volevo parlare oggi, direttrice, se lei è d'accordo, di un volume di Gaetano Zompini con delle incisioni di grande valore che parlano dell'arte, delle arti a Venezia. Di che testo si tratta? Sì, in realtà è una curiosità che ci fa piacere portare all'attenzione del pubblico più vasto, perché non è proprio un libro, è una raccolta di incisioni collezionate, cioè collate come un libro, quindi non ci sono dei testi brevissimi, ma soprattutto vediamo la descrizione dei mestieri di strada della metà del Settecento a Venezia. Quindi sicuramente per chi conosce Venezia sarà un tuffo nelle calli e anche un tuffo nelle commedie di Goldoni, perché si ritrovano molti dei personaggi che si trovano anche nelle commedie. Quindi da Modena ci concediamo un piccolo viaggio nella Venezia. Non possiamo viaggiare, quindi viaggiamo così con la fantasia. Attraverso la cultura. Ci sono libri di ogni epoca e per ogni gusto, e questo è un libro molto divertente. In realtà non è un libro che si legge, è un libro che si guarda, è una collezione di incisioni di Gaetano Zompini raccolta nel 1753. Zompini aveva creato una serie di rappresentazioni dei mestieri che si vedevano per le vie di Venezia, per le calli di Venezia. In questo progetto era stato aiutato da Antonio Maria Zanetti, un celebre collezionista, una figura molto importante del mondo artistico veneziano dell'epoca. E è un libro che ci interessa moltissimo perché ci riporta come guardare con la lente di ingrandimento nel mondo della vita reale veneziana della metà del XVIII secolo, in tutte le sue miserie, i suoi splendori, diciamo. E quindi sono mestieri questi poverelli, sono i mestieri delle persone che si arrabattano per vivere. Siamo in un periodo in cui la griglia dei mestieri, così rigidamente organizzata durante secoli precedenti, si sta allargando, per cui i mestieri delle arti non sono più solo diciamo organizzati attraverso delle organizzazioni di lavoro, ma ci sono anche, diciamo così, molte persone che si improvvisano, molti abusivi, e in alcuni di questi abusivi vengono rappresentati in queste incisioni, sono anche personaggi che sono noti o che sono ricordati nel teatro veneziano dell'epoca di Carlo Goldoni, sono Zanetti e Zompini, sono parte dello stesso mondo culturale in cui sono, di cui sono animate le commedie di Goldoni. Per esempio, cominciamo con lo spazzacamino. Lo spazzacamino era un mestiere veramente quello dei fra i più poveri. Molti degli immigrati che arrivavano all'entroterra veneziano, anche della Val Bembrana, si sistemavano in queste strade dedicate a questi mestieri. Erano persone piccole, magre, che potevano entrare nei camini e che raccoglievano non solo la fuliggine, ma a volte anche i pozzi neri, per cui avevano tutta una serie di leggi che dovevano stare attento per non sozzare poi con i loro rimasugli le calli della città. Abbiamo poi anche la persona che ripara gli zoccoli o che pulisce gli zoccoli, quindi vediamo dei mestieri abbastanza semplici. Abbiamo il netturbino. Ecco, il netturbino era un mestiere regolato dal magistrato delle acque, perché il netturbino doveva pulire le calli, ma non poteva buttare tutto là dove era, doveva portare nelle quelle che si poteva considerare le isole ecologiche di allora, e soprattutto doveva rimediare a chi non si atteneva alle regole e buttava tutto dalla finestra e per strade. Per cui è un mestiere, diciamo, in queste terzine che vediamo al fondo delle figure che descrivono un po' i mestieri in dialetto veneziano. Sono mestieri che per certi versi non riguardano solo Venezia, ma l'epoca
in generale. Sì, assolutamente, anzi c'è un famosissimo precedente nel secolo precedente di questo tipo di raffigurazioni, che è quello dei Carracci sulle arti di Bologna, quindi diciamo che segue in quel filone, però qui rappresenta veramente una Venezia che cominciava un po' a perdere il suo lustro, la sua ricchezza, e quindi vediamo queste masse di persone che cercano di rabbottarsi. E la cosa interessante è che ci sono anche molte donne, ecco perché sappiamo che sono al di fuori delle rigide organizzazioni del lavoro. Ci sono donne che fanno le chiromanti, che leggono appunto la mano, che vendono, che friggano delle cose, che vendono altre, che quindi anche loro contribuiscono alla salute e al benessere della famiglia come possono. E poi ci sono dei mestieri un po' mischiati, per esempio ci abbiamo il conso di Lavezzi, che è quello che ripara queste ciotole di pietra, i Lavezzi, che ripara anche, però qui si dice che ripara anche le pentole che erano con del filo di ferro, eccetera, e poi, perché era molto bravo con le mani, castrava anche i gatti. E quindi vediamo che c'è sicuramente un miscuglio di mestieri per cercare di tirare a campare sostanzialmente. Quindi è un modo per a volte distrarsi dalla nostra vita quotidiana, guardare un libro come questo e immaginarsi un percorso fra le vie di Venezia come quello che si può vedere, imparare a capire, a conoscere dalle commedie teatrali di Goldoni, dalle pitture di Pietro Longhi e certamente anche dalle stampe di Zompini.